Ciao ragazzi, che bello avervi qui e siete pronti per stasera? Che bello per noi stare qui e siamo prontissimi. Bene. Anche se oggi il tempo era un po' incerto, vedi, a Napoli si dice si è acconciato, cioè si è sistemata un po' la situazione perfetta. Alla fine sì, si è aggiustato. Ma parlando del vostro ultimo successo, che è Pensare male di me, in rotazione radiofonica, insomma, avete scalato le classifiche e anche un progetto che si distanzia un po' dal vostro precedente lavoro, nel senso, credo sia un lavoro più maturo. E su questa linea che i fan devono pensare ai vostri lavori futuri? Ma sicuramente Pensare male è l'ultima nostra produzione, quindi per una band come la nostra, che è in continua evoluzione, sì, è un nuovo percorso, è l'inizio di un nuovo percorso, è una prima pedina di un nostro nuovo mondo, perché effettivamente siamo alla soglia dei 30 anni ed è giusto per noi scrivere in maniera più credibile, perché è vero sì che veniamo dal mondo del pop, ma comunque siamo una realtà che ha sempre sperimentato un po', e con l'italiano questa è stata la prima canzone che ho scritto io, ovviamente insieme anche a Davide Petrella per la parte di Elodie e alcune cose che abbiamo sistemato del testo, però mi sento che questa è una sfumatura dei Colors che prenderà sempre più forma. Le nostre band di riferimento sono sempre state gli Arctic Monkeys, i Franz Ferdinand, band che comunque, se prendi il loro primo album e il loro ultimo album, sembrano due band diverse, ma la riconoscibilità, l'identità artistica, secondo me sta proprio nella scrittura, e quella è la cosa su cui stiamo lavorando tanto. Ti ringrazio per aver battezzato Pensare male come successo, perché in realtà il successo di Pensare male è più nella vicinanza alle persone che si sono riviste nella canzone che dei numeri e delle classifiche. È fighissimo avere il quadretto con disco di platino, disco d'oro, però è molto più bello sapere che la gente investe emotivamente in te. Questo è molto importante anche dal punto di vista, insomma, identitario. Poter trasmettere qualcosa di proprio nella musica rimane un pilastro fondamentale. Ma i vostri fan cosa si devono aspettare dal futuro? Un album o una serie di singoli? Ma noi ragioniamo abbastanza vecchia scuola, cioè noi abbiamo già praticamente pronto del materiale per fare un album, però non ci compete fare quel tipo di scelta, lo facciamo fare al nostro team di cui ci fidiamo ciecamente. È la prima volta che veramente basta guardarci negli occhi con le persone che lavorano con noi e ci capiamo all'istante. Mi riferisco alla Island, alla Universal, che stanno veramente facendo un ottimo lavoro. Questa è una cosa molto bella, avere comunque un team solido con cui ci si trova molto bene. Vi faccio un'ultima domanda che io trovo sempre molto interessante, soprattutto per le band. Le band sono un po' come una famiglia, perché si creano dei rapporti, si superano dei momenti difficili e si hanno dei grandi successi. Ora, il vostro rapporto interno come si articola? Beh, è un rapporto, come dicevi tu, cioè che va al di là della performance, che va al di là del palco e della produzione. È un rapporto umano, che sembra quasi scontato dirlo, però anche gli scazzi sono importantissimi. Secondo me, se una band in sala prova e non litiga, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Se è tutto a posto, c'è qualcosa che non va. Mentre se c'è il confronto vero, perché ognuno di noi ha un ruolo ben definito nella band, e a prescindere dal fatto che io sia lì davanti a cantare, a fare le interviste, a parlare alle interviste, io ho loro che sono una specie di prolungamento del mio corpo, e viceversa anche io per loro. Per cui sì, ci scorniamo tantissimo in sala prove, e non solo in sala prove. E viceversa, ma sono Tandille, che prolungo io? Che prolungo io? Cioè, non so nemmeno se sta parlando bene o male, perché c'è la musica che ha detto qualche parola. Sta parlando bene. Ho fatto di peggio, diglielo. Comunque ragazzi, dato che fra poco dovete salire sul palco, io vi ringrazio per essere stati qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e spaccate tutto stasera. Grazie mille. Grazie, ciao.